Una cuoca provetta oltre che conduttrice tra le più amate, Mara Venier ai fornelli per il pranzo del 1° maggio. Tra le sue grandi passioni ce n'è una che surclassa tutte le altre, forse anche la televisione, ed è la cucina. Mara Venier, conduttrice in TV da anni, tra le più longeve e apprezzate di sempre, mostra spesso quello che prepara per la sua famiglia, in particolare per il marito Nicola. Nessuna tata che pensa ai pasti principali, è lei che si cimenta nella preparazione di piatti semplici e genuini, e che non si limita certo a ricette con pochi grassi e calorie. Una vera goduria solo a guardarli, insomma. La serata di ieri l'ha trascorsa quasi tutta in cucina, siccome ha pensato alle provviste per la cena e quelle per oggi, in occasione del pranzo del 1° maggio con la sua famiglia. Si è portata avanti anticipandosi e ha mostrato ai suoi follower le leccornie già pronte e solo da scaldare quest'oggi. Vediamo dunque quello che ha cucinato per il nipote Giulio, ieri a cena a casa sua e per oggi in vista del pranzo festivo. Mara Venier, cena e pranzo da chef stellato. Cosa ha cucinato per tutta la famiglia? Ieri sera a cena, come spesso capita, da Mara Venier e Nicola Carraro c'era il nipote Giulio Longari, figlio di Elisabetta Ferracini. Il ragazzo è una buona forchetta e non resiste certo alle squisitezze preparate dalla nonna. Mara Venier, in virtù di quello che vi abbiamo prima anticipato, non è certo ricorsa a pietanze già pronte o cucinate da altri, si è messa personalmente lei ai fornelli. Dopo un aperitivo a base di prosecco a cui non rinuncia mai, ha cucinato delle patate al rosmarino e del pollo con pomodorini e olive taggiasche. C'era anche il dolce per tutti, una caprese bianca al limone, portatale da Andrea Sannino direttamente da Napoli. La popolare conduttrice però, ha aperto il frigo e ha mostrato ai suoi seguaci quello che ha già cucinato per il pranzo del 1° maggio. In modo da essere più libera questa mattina. Come primo piatto, una lasagna bianca con asparagi e piselli. Un secondo da leccarsi i baffi, con polpette e parmigiana di melanzane. Insomma, ce n'è per tutti i gusti e un pranzo del genere, molti se lo sognano insomma. Saziarsi è sicuramente la cosa principale e con le pietanze cucinate dalla Venier, non si corre certo il pericolo di rimanere con la pancia ancora libera per altro cibo.